Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio extra della nostra 100 Baby Challenge. Per la precisione, siamo qui con lo speedcast della nostra Savannah Turner. Con lei che, insomma, ragazzi, speravamo tutti fosse un'incantatrice, ma manco per il pero, detto proprio francamente, non è un'incantatrice. Quindi, colei in cui tutti avevamo riposto le nostre speranze, è andate, andate, ragazzi, in un lampo. Però va bene lo stesso. È tutta il padre, ragazzi, direi, ora che la guardo bene, così da vicino. Ma chi è la nostra Savannah, ragazzi? Perché se così, insomma, l'aspetto fisico, no? Vedete, ve la metto anche di profilo. È tutta il papà. Chi conosce Thomas Collette, ragazzi, come personaggio, potrà confermare che è tutta papino. La personalità è tutta della mamma. Tranne l'aspirazione, comunque, che è stata completata dalla nostra Charlotte, perché Savannah vuole diventare favolosamente ricca e Charlotte è diventata favolosamente ricca. Di conseguenza, ha una sapienza affaristica, se spera almeno. Per il resto, tutti i tratti sono della mamma, uguali a quelli di Charlotte, ordinata, amante della famiglia e creativa. Ebbene sì, è proprio uguale, uguale, uguale alla sua mamma. E quindi, ragazzi, ho pensato che lei voglia in qualche modo, come dire, emulare sua madre, fare le stesse cose che ha fatto lei. Quindi anche lei diventerà, a sua volta, ovviamente noi non lo sapremo, non la vedremo, però anche lei porterà a compimento la stessa fantastica sfida. Anche lei diventerà una matriarca e anche lei farà la sua personale 100 Baby Challenge. Quindi anche lei, come dire, continuerà con si farà carico dell'eredità così simbolica di sua madre e anche lei porterà avanti una 100 Baby Challenge, quindi un look molto semplice per la nostra Savannah. Ragazzi, spero vi piacerà e ci vediamo qui al termine dello speedcast. Thank you.
ragazzi, lo speedcast della nostra Savannah Turner è terminato e personalmente la trovo strepitosa, mi piace davvero tantissimo. Per lei ho scelto degli outfit abbastanza semplici, però sempre molto femminili, ragazzi, ve li sto mostrando. Nel frattempo, insomma, che parlo, proprio ho voluto anche alternare con qualcosa di comodo, di pratico, perché appunto lei sarà, nella mia fantasia ovviamente, una futura matriarca, per l'appunto. Abiti formali, eccoli qui, molto belli ragazzi, molto femminili, eleganti. Poi abbiamo questa meravigliosa treccia, le dona tantissimo, gli outfit per la palestra, ecco qui. Poi abiti da notte, semplici semplici ragazzi, niente di che. Poi abbiamo gli abiti da festa invece, guardate quanto colore, perché lei me la immagino appunto, no? Così creativa, con un po' di brio, ci sta ragazzi, mi piace tantissimo. Quindi eccovela qui, che classe, costumi da bagno, molto semplice ragazzi, nulla di chissà quanto particolare. Abiti per il clima caldo, eccola qua, bella, mi piace tantissimo, questa già l'ho immaginata col pancione, dovrà sfornare tanti figli nella mia fantasia. Poi clima freddo, eccoci qua, semplici semplici, questo mi piaceva sempre per il discorso del colore e della creatività. E concludiamo con appunto l'impermeabile da pioggia. Magari questo ragazzi toglierei soltanto una cosa, ovvero questa collana, non ce la vedo, e toglierei anche gli orecchini, ecco qua. O meglio, gli orecchini più che toglierli, li cambierei. Eccoci qua, semplici semplici. E quindi ragazzi, concluderei qui lo speedcast della nostra Savannah. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace. Insomma, io la trovo veramente, veramente tanto carina. Mi piace tantissimo. Questo taglio in particolar modo. Poi quando, tipo, immagino che qui i capelli li abbia tipo... come posso dire, non siano proprio i suoi capelli naturali, ecco, diciamo, no? Siano un po' lavorati, ragazzi, e quindi avendoli molto molto ricci, sembrano così corti, poi quando magari li piastra o che si allungano molto di più, ovviamente. Quindi, se la nostra Savannah vi piace, ragazzi, se vi piace questo video, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare, come sempre, tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del mio canale, le mie playlist, i link ai canali dei miei amici youtubers. Io vi invito sempre, sempre, sempre ad andare in tutti i loro canali, ragazzi, iscrivervi, attivare la campanellina, mettere mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto commentare. Mi raccomando, ragazzi, sosteneteli, non dimenticatelo mai. Che dire, io vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Nel prossimo torniamo dalla nostra Charlotte. Non vedo l'ora di assistere alla nascita del bimbo o della bimba numero 96. Vi abbraccio forte sul Simmers. E non...